profumo delle zagare, il sapore delle mandorle, l'argento degli ulivi, l'acqua che scorre costante. Questo luogo di delizia è il Giardino della Colimbetra, un bene gestito dal FAI nel cuore della Valle dei Templi, ad Agrigento. Un gioiello archeologico ed agricolo che racchiude i sapori ed i profumi di questa terra. Questo giardino racconta la storia di Agrigento, chiamata anticamente Acragas, fondata dai greci nel VI secolo avanti Cristo. Colimbetra significa in greco grande piscina, infatti questo luogo era prima una grande riserva idrica. Oggi il colore dominante è il verde, ma un tempo Federica qui dominava il blu dell'acqua. Com'è nato il giardino della Colimbetra? Dominava allora, ma domina tuttora, perché il giardino della Colimbetra è attraversato da un torrente che rende questo posto così verde e lussureggiante. In origine era una riserva idrica, quindi stiamo parlando del V secolo avanti Cristo, quando il tiranno Terone decise di appunto creare una vasca di raccolta delle acque alimentata da 18 acquedotti, così come ci dice lo storico Diodoro Siculo. Questi poggiai quando sono stati creati? Sono stati scavati a mano da migliaia di schiavi cartaginesi arrivati qui come bottino di guerra della battaglia di Himera. Sono stati scavati quindi nel V secolo avanti Cristo ed è un sistema di ingegneria idraulica che nella sua semplicità continua a funzionare tutt'oggi. Il giardino poi ha conosciuto decenni di abbandono, il FAI poi lo ha riportato al suo antico splendore. Oggi è un esempio perfetto di giardino del Mediterraneo. Qual è la sua unicità? Il FAI è arrivato qui alla fine degli anni 90, ha restaurato quest'area agricola, questo paesaggio storico. Il nostro giardino, perché giardino in siciliano vuol dire agrumeto, è appunto costituito da 600 alberi di agrumi, tutti provenienti dalla Cina. Abbiamo poi un altro simbolo della Sicilia, che è il fico d'India, che invece proviene dal Messico. Il giardino del Mediterraneo è questo enorme giardino che abbraccia tutto il mondo. È un luogo veramente che appaga tutti e cinque sensi. La mano dell'uomo ha creato questo per un'esigenza, ma in realtà ha creato bellezza. E da questo paesaggio sublime, dove la natura abbraccia la storia, Marcello ti saluto e ci vediamo presto alla scoperta del prossimo giardino.